Per la sesta giornata del campionato di Serie D Girone F si affrontano Francavilla e Castelfidardo. La squadra del presidente Candeloro vuole riscattare la sconfitta subita a Campobasso domenica scorsa, ma soprattutto vuole regalare la prima gioia interna ai propri tifosi. Ma deve fare a meno degli assenti Banegas, Fofana, Duro, Silvestri, Molenda, Cichella e Di Sabatino. Castelfidardo arriva al completo al Valle Anzuga per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa con il San Nicolò. Parte subito forte il Francavilla, dopo due minuti con Procida che colpisce il palo alla sinistra di Selvaggio dopo una bella azione a due tocchi partita dalla difesa. Partita subito bella, a ritmi elevati. Al sesto minuto risponde subito il Castelfidardo con il numero 10 Grazioso che calcia dalla distanza con la sfera che per poco non sorprende il numero 1 di casa Spacca. Al decimo il gol del Castelfidardo con Montagnoli che approfitta di un errore della difesa locale e batte da distanza ravvicinato Spacca. Subito la reazione del Villa che al tredicesimo minuto va vicino al pareggio con Palumbo che tira dalla distanza senza impensierire il portiere ospite. Dopo un avvio ricco di emozioni calano i ritmi della partita ma il Villa dà l'impressione di poter arrivare al pareggio. Minuto 30 si rivede il Castelfidardo, punizione battuta corta, riceve l'autore del gol, Montagnoli che ci prova dal vertice, para a terra Spacca. Al minuto 35 la squadra di Iervese chiede il rigore per un fallo di mano del numero 5 Giovagnoli in aria ma non è dello stesso avviso Vogliacco di Barri. Così come al 39esimo, altro tiro dalla distanza, ancora tocco di mano dubbio in area del Castelfidardo, ma anche questa volta per il giudice di gara non ci sono gli estremi per decretare il calcio di rigore tra la protesta dei giocatori e dei tifosi di fede locale. Al 40esimo l'ultima azione del primo tempo, punizione per il Francavilla, schema che trova Palumbo, stoppa di petto, si gira e calcia, ma la palla finisce al lato della porta difesa da Selvaggio. La ripresa si apre subito con il cambio per Castelfidardo, con Borghese che rileva il numero 10 Grazioso. Al settimo ci prova Mihailov per il Castelfidardo, ma il gioco era fermo per fuorigioco. All'undicesimo ancora Castelfidardo, con Lispi che prova la botta al limite, palla che si spegne di poco fuori la testa di Spacca. Il Villa ci prova con giocate che risultano molto confusionari, Castelfidardo che aspetta e cerca di ripartire in contropiede. Al minuto 14 ancora dal limite il Castelfidardo con Trillini, Spacca che para a terra. Al sedicesimo doppio cambio per il Villa, escono Mele e Fiore ed entrano Di Pietrantonio e Mancini per dare più vivacità all'attacco. Al diciannovesimo ancora Castelfidardo vicino al raddoppio, con Trillini, supera due avversari ma tu per tu con Spacca si fa respingere il tiro. Al ventesimo ancora Castelfidardo con Mihailov ancora tu per tu con Spacca ma anche lui si fa punizzare mantenendo a galla i suoi. Minuto 30 si rivede davanti il Francavilla con Dipinto che riceve palla dalla tre quarti, porta avanti e calcia con il pallone che si perde di alto sulla traversa. Al 43esimo l'occasione più ghiotta della ripresa per il Villa, Micci che raccoglie una sponda di Dipinto, si invola verso la porta ma tu per tu con Silvaggio non inquadra lo specchio della porta, poteva essere l'occasione del pareggio. Dopo 4 minuti di recupero il signor Vogliacco di Bari decreta la fine della partita, con il Castelfidardo che espugna il Valle Anzuga e va a festeggiare con i propri tifosi. Piccola contestazione da parte dei tifosi locali a fine partita per gli uomini di Mister Iervese, con il Valle Anzuga che resta ancora tabù e domenica prossima trasferta sul campo della Recanatese. Sicuramente non è un periodo positivo per noi, perché da qualche domenica che nonostante creiamo diverse situazioni da gol però non riusciamo a concretizzare e poi forse al minimo errore prendiamo gol. Periodo negativo che ci può stare, ma dobbiamo essere bravi a superarlo in tutte le maniere. Quindi non dispiace perché, ripeto, pure oggi la partita, a prescindere dopo che prendi un attimo il gol sull'1-0, qualche minuto di sbandamento, però la squadra ha continuato a giocare, ha creato qualche palla gol importante, siamo stati bravi a concretizzare, poi naturalmente più passano i minuti e poi in casa adesso sta diventando pure la psicosi di giocare in casa sta prendendo proprio piede. Conosco solo la ricetta del lavoro, altre situazioni non le conosco. Periodo negativo è che hai perso Fofana e purtroppo l'hai perso per 2-3 mesi, e hai perso Banegas e lo perderemo per un mesetto, abbiamo perso Molenda, lo perderemo per... È una situazione dove siamo consapevoli, ma io sono assolutamente carico e positivo e sono convinto che risolveremo tutto con l'aiuto anche dei nostri tifosi che oggi giustamente sono rimasti un po' delusi.